Circa 1400 anni fa, quando le città di Kyoto e di Nara non esistevano ancora, il centro più importante della politica giapponese si trovava a sud di Nara, ad Asuka. Il paese era dilaniato dalle lotte di due potenti famiglie. Una di esse era quella dei Soga, l'altra quella dei Mononobe. Da anni erano in lotta tra di loro. Oggi la farò finita una volta per tutte, Tomori Isha di Mononobe. Questa volta gliela farò vedere io, quel mago di Soga. All'attacco! Carica! Sentivano di questo stato di cose erano i contadini. Interi villaggi a volte venivano rasi al suolo. Ehi, attenzione voi, questo è il palazzo di Ojimi, la sua residenza. Che cosa siete venuti a fare qui? Che costruzione spaventosa! Facci entrare almeno finché la battaglia non sarà finita. Come osi? Ma non è forse Ojimi il padrone e signore di queste terre? Se è così, dovrebbe almeno proteggerci. Dovrebbe smetterla con tutte queste guerre, siamo stanchi, siamo stanchi. Sì, siamo stufi. Oh, ma non è possibile per il momento. E poi Ojimi è molto malato in questi giorni. E quanto a suo figlio Miko, è ancora un bambino, come vedete. Ma, Miko, cosa fai tu qui? Io, Miko, farò cessare tutte le lotte, ma... Miko, questo mondo è basato sulla forza. E il più forte è anche il più grande, non dimenticarlo mai. Se avrai un po' di pazienza, ti farò vedere come distruggerò quella specie di mollusco di Mononobe. Possibile che tu non comprenda. Se non uccidi, sarai ucciso. E se io non abbatto il mago, lui ucciderà me. E perciò adesso togliti di mezzo. Purtroppo per il momento io non posso ancora far nulla per far cessare questa battaglia. Comunque, finché là fuori non la smettono, entrate pure nel nostro palazzo. Su, venite. Questo giovane generoso, che sarebbe poi diventato Shotoku Taishi, nacque col nome di Miko degli Umayado. E in quest'era selvaggia, dove ognuno pensava soltanto a se stesso, Miko era fortemente attratto dalla cultura occidentale, che cercava di conoscere attraverso i libri. Oh, Miko, che cosa vogliono dire questi strani segni sulla carta? Questa si chiama scrittura e serve per parlare di cose lontane, come la città di Kudara, per esempio. Si dice che in certe terre straniere ci siano città così grandi che non è neppure possibile immaginare. La più grande e potente fra queste città si trova nel territorio di Zui. E sembra che laggiù la gente potente non decide tutto da sola, ma molto spesso lascia questo incarico ad altri gruppi di persone. Oh, che strano! Io credo che anche noi dovremmo cercare di seguire il loro esempio, perché non è giusto che a decidere sia soltanto il più forte e il più prepotente. Non sembra anche a voi? Ma non è giusto che comandi il più forte? No, non dovrebbe essere così. Già, ma un uomo debole non potrebbe mai vincere uno più forte. Anche tu, Miko, non puoi farci niente. Sì, è così, purtroppo. Fino ad ora in questo paese i più forti hanno sempre oppresso e tormentato quelli più deboli di loro. E io credo che questo sia un sicuro segno di arretratezza rispetto a tanti altri paesi stranieri. Ma Miko, com'è possibile che uno debole vinca uno più forte di lui? Questa è una cosa che ancora non ho capito bene. Un re di un paese straniero mi aveva inviato dei libri dove si spiegavano appunto queste cose, ma non è tutto chiaro, mi mancano dei dettagli. La lotta tra Soga e Mononobe terminò come al solito con una strage. E come al solito, molte case e molti ponti vennero distrutti e rasi al suolo senza alcuna pietà. Non ci sono cronache a testimoniare sul comportamento di Miko, ma quel che è certo è che tutti avevano fiducia nella sua intelligenza e nella sua bontà. Ehi, Miko! Miko! Adesso vieni un po' qui a riposare. Oh? Oh.
Mentre era Soga. I Soga riuscirono a sconfiggere i Mononobe e la fine della battaglia fu accolta da tutti con grande sollievo. Purtroppo però i Soga, non avendo più nulla da temere, divennero più prepotenti e terribili che mai. Molto bene, d'ora in poi saremo noi a dettare legge e faremo quello che più ci piacerà. Potremo saccheggiare, rubare, devastare, perché siamo i più forti e guai a chi si opporrà. Evviva! La popolazione, completamente terrorizzata, si rivolse a Miko. Miko, d'ora in avanti penserò a tutto io e deciderò io chi sarà il prossimo imperatore di questi luoghi e deciderò anche quello che lui dovrà decidere. Sono stato chiaro? E ora manda via questa gente, che ritorni al suo duro lavoro nei campi. Io lo voglio! Da oggi sarete tutti, dal primo all'ultimo, miei schiavi. Mago, non ti permetterò di fare questo, dovrai uccidermi prima. Bene, lo avrai voluto tu, allora. In quel momento, Miko degli Umayado si ricordò di quel che aveva letto su Buddha. Buddha era davvero straordinario. Si narrava che una volta si fosse gettato volontariamente verso una tigre affamata e i suoi cuccioli. Vattene via di qua, se non lo fai ti uccido davvero. Hai così tanta voglia di morire, stupido amico? E va bene allora. Morirai. Miko! Prima di uccidere Miko dovrai passare sui nostri cadaveri. Avanti, bravo, vediamo se c'è anche di fiamme. L'audacia di Miko scosse i contadini, che all'improvviso ritrovarono il loro coraggio. Il loro comportamento sconcertò Mago e i suoi seguaci, che persero all'improvviso tutta la loro sicurezza. Ma io stavo solo scherzando. Avete davvero creduto che volessi farvi del male? Pensateci bene. Se vi uccidessi non ci sarebbe più nessuno a lavorare nei campi. Stavo solo scherzando, naturalmente. Stavo scherzando. Il mago di Soga, che aveva sempre voluto fare i suoi comodi, stavolta dovette obbligare lo zio di Miko a diventare imperatore. Ma lo zio di Miko venne a sapere delle voci che circolavano sulla saggezza del suo giovane nipote e fece in modo, molto presto, che Miko sedesse sul trono a governare con la saggezza di cui era capace. Miko si rese subito conto che il bene che più mancava al suo popolo era la cultura. E così scrisse una lunga lettera al reggente di Zui, pregandolo di inviargli molti libri, e in seguito fondò molte scuole. Voleva un paese dove tutti fossero felici, e con questo in mente ideò una nuova costituzione, civile e pacifica, attraverso la quale il Giappone entrò nell'era dei Nara, divenendo un paese florido e prosperoso, dove per molto tempo regnò la felicità e l'abbondanza e dove ognuno amava il suo prossimo. Il merito della trasformazione va attribuito senza dubbio al giovane Miko degli Umayado, che si chiamò poi Shoto Kutaishi, i cui insegnamenti ancora oggi sono rispettati.